Ilary Blasi, in una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, ha rivelato alcuni retroscena riguardanti ciò che accade dietro le quinte dell'Isola dei Famosi. La conduttrice ha confessato che spesso e volentieri gli autori del programma sono costretti a richiamarla all'ordine. Non solo, la nostra Ilary ha parlato pure delle numerose gaffe in cui è incappata, non solo in questa edizione del reality, ma anche in passato, come ad esempio quando conduceva il GF VIP. Epico lo scivolone in cui è incappata sia lo scorso anno, che in questa edizione dell'Isola, nel momento in cui invece di dire palapa, le è sfuggito patata. Meno male che la signora Totti prende tutto con ironia. Spesso è entrata nella classifica dei nuovi mostri di Striscia la Notizia, ma di certo non dà la colpa al TG satirico di Antonio Ricci per questo. D'altronde è lei che dà il pane a Striscia, quindi non le resta che divertirsi nel rivedere le sue stesse gaffe in TV. Per sua stessa ammissione, la Blasi, anche nella vita di tutti i giorni, è molto distratta. Dunque è proprio così, non ci si può fare nulla. E molto autoironica, tanto che, quando commette un errore, non riesce a trattenere le risate. E il successo più volte anche in questa edizione dell'Isola. L'ultima volta, quando ha fatto uno scivolone con Ilona Staller. Sbagliando una parola, Ilary si è messa a ridere, tanto da non riuscire a proseguire la diretta. In quell'occasione, aveva lasciato il timone a Nicola Savino, mentre gli autori da dietro le quinte la invitavano a stare seria. Insomma, gli addetti ai lavori hanno un bel da fare per riportare Ilary Blasi all'ordine. Sempre riguardo a ciò che accade dietro le quinte, o nello studio dell'Isola, ricordiamo pure il capitombolo dallo sgabello di qualche giorno fa. Non solo, secondo il racconto di Ilary, pochi minuti prima dell'ultima diretta, le era andato persino il sapone negli occhi. Insomma, non solo gaffe con la parola, ma tutta una serie di eventi, anche goffi, che la vedono protagonista. Da non dimenticare i siparietti con Alvin, durante le prove dei naufraghi. C'era chi aveva parlato di dissapori tra lei e l'inviato. Niente di più falso, ha fatto sapere la nostra Ilary. I due si conoscono da 20 anni ed hanno uno splendido rapporto. Ecco perché si permette di scherzare con lui durante le dirette. Anche in questo caso, gli autori dell'Isola spesso e volentieri sono costretti a richiamarla all'ordine, vista l'importanza che hanno le prove ricompensa per i concorrenti. In buona sostanza, gli autori la vorrebbero meno cacciarona, ma la nostra Ilary è così, come la vediamo. Da notare la grande sintonia che c'è in questa edizione, tra la conduttrice e gli opinionisti. Anche il pubblico se n'è accorto, e questo piace molto. Vladimir Luxuria e Nicola Savino sono ottime spalle per la nostra Ilary. Insomma, in loro la conduttrice ha trovato degli ottimi compagni di marachelle. Sono i primi infatti a ridere delle sue gaffe e a cavalcare la situazione. Che ne dite della nostra Ilary Blasi? Vi piace come conduce l'Isola? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.